Grazie Presidente, intervengo a favore del dissenso del Presidente del gruppo assembleare di Fratelli d'Italia, che ringrazio anche per aver saputo vedere nel sollevare la questione, oltre anche alle piccole ragioni di cabotaggio politico e quindi agli interessi più alti e agli interessi più alti soprattutto di questa Assemblea legislativa. E intervengo ovviamente anche nella duplice veste di chi ha dato origine con la sua richiesta a questo dissenso, richiesta indirizzata a tutti i componenti di questa Assemblea, a partire dalla Presidente Saliera e poi girata alla Capigruppo, perché la Capigruppo doverosamente si potesse esprimere sulla possibilità che a me pareva scontata, mi pareva effettivamente una domanda semplice e logica, sulla possibilità di far partire un dibattito sul tema del referendum del 4 dicembre in Assemblea legislativa. La richiesta appunto era quella di una seduta straordinaria dedicata in particolare alle conseguenze di questo progetto di riforma costituzionale sulle regioni, richiesta che era forse non scontata ma resa necessaria, resa logica dalla incontestabilità che questo progetto, se malauguratamente dovesse realizzarsi, inciderà pesantemente in senso prepotentemente riduttivo sulle competenze legislative delle regioni, riducendole sostanzialmente ad una mera dimensione amministrativa. E allora anche quel titolo e quel nome di cui si fregia in senso roboante questa Assemblea, che noi chiamiamo Assemblea legislativa, non avrà più ragione d'essere, non avrà più alcun motivo di essere chiamata Assemblea legislativa e dovrà certamente tornare al più presto, al più modesto e prosaico termine di Consiglio regionale. Allora, il punto dolente di questa piccola vicenda, solo apparentemente piccola, ma che ci lascia grandi perplessità rispetto all'enormità del danno, all'enormità delle ricadute negative che questa proposta di riforma costituzionale rischia di provocare in realtà all'intero Paese, è proprio la scelta di rifiutare, a partire dalla maggioranza, la scelta di rifiutare che se ne parli in aula, in un'aula democraticamente eletta, in cui i consiglieri regionali esprimono il proprio mandato politico, scegliendo i temi da portare al dibattito anche nel rispetto del proprio mandato e di quello che sono le richieste dei territori e dei cittadini. E quindi forse sarebbe più corretto dire, però, non da parte di tutta la maggioranza, ma soprattutto da parte di chi si riconosce forse non tanto nel Partito Democratico ma nel partito di Renzi. Allora, coloro che si riconoscono nel partito di Renzi e che siedono in questa maggioranza, immagino abbiano visto con particolare sfavore la possibilità di discutere democraticamente la richiesta di un consigliere eletto come loro democraticamente in seno all'Assemblea legislativa. E diciamo così, il rifiuto di assumersi la responsabilità politica di quella che è in questo momento a tutti. Possiamo, consigliera Gibertoni, le chiedo un attimo. Chiedo o neanche del dissenso si può parlare con. Consigliera Gibertoni, le sto chiedendo all'Aula di fare silenzio per dare il permesso di fare l'intervento. Se vuole farlo lei, volevo sostituirmi anche. Quindi le chiedo gentilmente di lasciarmi fare il mio lavoro. Quindi chiedo all'Aula gentilmente di stare in silenzio e ascoltare l'intervento della consigliera Gibertoni. Prego, le do anche i 20 secondi che abbiamo perso in questo intervento. Grazie Presidente. Allora, dicevo appunto che il punto dolente è non riuscire intanto neanche a parlare del dissenso pacificamente in quest'Aula e con l'ascolto di tutti, perché immagino che appunto nella maggioranza, probabilmente la maggioranza era anche attenta, tranne coloro che si identificano nel partito di Renzi, che avendo già deciso di non scrivere neppure al Corecom e quindi non avallare neppure per finta quella scusa con cui censurano oggi il dibattito prioritario che dovrebbe essere quello dell'Assemblea legislativa, rifiutano addirittura di ascoltare per finta l'espressione di dissenso di due consiglieri regionali come loro democraticamente eletti in Assemblea legislativa. Allora, quella che ha tutti gli effetti una censura, resa possibile, come ci viene spesso ricordato, dalla forza dei loro numeri, perché ci viene spesso ricordato anche quando, anche con benevolenza a volte, pur potendo bocciare tutto, pur potendo far andare avanti o far andare indietro delle vostre proposte, però noi accettiamo di discuterne. In questo caso la forza dei numeri si fa schermo dietro quello che è in ultima analisi una totale scusa, perché il Corecom, come è stato ricordato anche prima di me, è un organismo tecnico ed è quel Corecom che dovrebbe decidere in merito alla liceità, in questo caso, secondo quello che sostiene la maggioranza, di discutere addirittura la riforma della Costituzione nell'aula della Regione Emilia-Romagna. Allora, io non credo che tutti i consiglieri qui presenti non sappiano che cosa fa il Corecom. Io sono convinta che la maggioranza dei consiglieri qui presenti sappiano perfettamente che il Corecom può dare un suo parere rispetto
alla comunicazione, ma non certamente alla possibilità di dibattere un argomento politico in aula proposto da un consigliere. Allora, da chi propone un tale stravolgimento della nostra Carta Costituzionale, probabilmente non ci potevamo aspettare nient'altro e niente di meglio. E quindi, con altro linguaggio, è vero che il fine ci parla anche del mezzo. Però quello che ci preoccupa soprattutto è che neppure l'etica è stata rispettata questa volta, proprio nella giornata in cui si discute il testo unico sulla legalità, l'anticorruzione e l'antimafia. Neppure l'etica, perché noi abbiamo messo in campo un procedimento di elusione, dando appunto un valore ad un organismo tecnico, un valore che non aveva. Imparo oggi che neppure la richiesta è stata fatta partire, quindi una scusa neppure diciamo sostanziata in modo dignitoso, e quindi il problema che io mi pongo è come sia possibile a questo punto non sottolineare che il Partito Democratico o la maggioranza diciamo così rappresentata dal partito di Renzi ha ridotto un organismo che costituzionalmente è per certi versi e per molti versi di pari rango a quella delle Camere, ai minimi termini, quindi nella possibilità di dibattere tra noi. E sono molto curiosa di sentire quali sono le ragioni invece contro il dissenso. Grazie.